minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei Frati Minori Cappuccini per raccontarvi aneddoti, episodi, espressioni, ricordi di Padre Pio. Ecco, torniamo nella sua terra natale, a Pietrelcina, che ce l'ho tutta nel mio cuore, diceva sempre. Io di Pietrelcina ricordo pietra per pietra. Portava nel sangue le belle qualità della sua stirpe ed era un piacere sentirlo parlare del natio vernacolo, specialmente con i paesani, attraverso il quale dichiarava si possono esprimere meglio i propri pensieri. E padre Lino da Prato e padre Alessandro Aripa Bottoni, in questo testo, Beata te Pietrelcina, il proverbio lontano dagli occhi, lontano dal cuore, non vale per padre Pio, che sebbene mancasse dal suo paese dal 1918, di esso ricordava luoghi, strade, persone, con una lucidità straordinaria. Mi avete dato 40 anni di vita, esclamava gioiosamente, riconoscente all'artista che gli donava, anche se soltanto disegnate su tela, Pietrelcina, il suo paese, anche la sua casa. Alla proiezione anche di un filmino nella sua celletta, piangendo di commozione, perché rivedeva il suo paese, i luoghi della sua fanciullezza, e diceva al giovane, dal gesto delicato, ti sono grato figlio mio, ti sono grato che mi fai vedere queste cose. Che fanno i paesani miei? Domandava a chi veniva da Pietrelcina, e mai mancava la raccomandazione assieme ai saluti, tanti saluti al mio paese, e di che facciano i buoni cristiani. Non ti chiedo niente, una sola cosa, non facciamo scomparire il nostro paese. Il nostro paese che tanto ci deve stare a cuore. Ho alzato più volte la mano in alto, scriveva ad una persona nel silenzio della notte e nel ritiro della mia celletta, benedicendovi tutte e tutte, presentandovi a Gesù e al nostro padre San Francesco. Ad alcuni paesani che erano preoccupati delle sorti di Pietrelcina, che era invasa letteralmente dai soldati nell'ultima guerra, raccomandavano alle sue preghiere. Lui rassicurava: state tranquilli, Pietrelcina sarà custodita come la pupilla dei miei occhi. Era la vigilia di San Francesco. Il giorno dopo i soldati abbandonarono il paese. Il ricordo, l'amore ai luoghi nativi, per i suoi abitanti, erano così vivi da incantarli, riviverli nella sua vita di ogni giorno. Come Pietrelcina era ed è ancora oggi piena, tutta di lui, così padre Pio rinserrava tutta Pietrelcina nel suo cuore. Salutatemi tutta Pietrelcina che tengo tutta nel mio cuore, scrive al fratello Michele. Le benedizioni del Signore scendano larghe, copiose, su tutti e tutti si rendano degni delle odierne ed eterne promesse. E l'amor per il proprio paese, padre Pio, lo conserva anche nella vita, senza tempo. San Giovanni l'ho valorizzata in vita, Pietrelcina la valorizzerò in morte.